Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di eximardware.com. Quest'oggi andremo ad effettuare l'unboxing della nuova tastiera a membrana Corsair K55 RGB Pro XE, che differisce dal modello non XT per la presenza di un'illuminazione RGB per singolo tasto e non a zone, classico delle principali tastiere a membrana di fascia medio-bassa, dotata anche di tasti multimediali nella parte destra al di sopra del tastino numerico e soprattutto di ben 6 tasti per la registrazione delle macro, i quali possono essere integrati anche con il software Elgato Stream Deck. Quindi è una tastiera che si rivolge anche a coloro che effettuano streaming, ad esempio sulla piattaforma Twitch. Partendo dalla confezione, possiamo osservare classica colorazione gialla e nera, immagine illustrativa della tastiera, brand, modello, layout di digitazione italiano e integrazione a software di gestione Corsair IQ, ovviamente nell'ultima versione 4 che abbiamo visto anche con la recensione del mouse Corsair Cyber Pro. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa della tastiera, questa volta dotata del relativo appoggiapolsi incluso nel bundle. Principali caratteristiche della tastiera riportate in diverse lingue, tra cui anche l'italiano, una piccola immagine che ci ricorda la certificazione IP42 contro polvere e qualche schizzo di liquido, e la compatibilità con PC, Mac, Xbox One e ancora lo Stream Deck, integrazione software Elgato Stream Deck. All'interno della confezione troveremo classico manuale utente, guida della garanzia e altre informazioni classiche. A seguire ancora il poggiapolsi di tipo removibile in plastica con una finitura texturizzata molto gradevole al tatto, devo dire, molto simile anche agli altri poggiapolsi presenti in altre tastiere da gaming di Corsair. Centralmente troviamo il logo Corsair e possiamo vedere anche la texture nella parte superiore. Nel lato inferiore ovviamente è tutto plastica e troviamo i due gancetti che ci serviranno per agganciare il poggiapolsi e rimuoverlo dalla tastiera stessa. Infine troviamo la tastiera, che è la nuova Corsair K55 RGB Pro XT. La colorazione, come notiamo, è interamente di colore nero. Per il corpo centrale abbiamo un nero opaco, mentre nella parte superiore troviamo una fascia di plastica lucida. Il layout di digitazione è italiano. Al di sopra del tastierino numerico possiamo osservare il set di tasti multimediali, mentre spostandoci un po' dal centro per tornare nella parte di destra troviamo il logo Corsair più il tasto per la registrazione delle macro, quello per attivare e disattivare l'illuminazione generale, la gaming mode e vari LED di stato per il caps lock, num lock, scroll lock. Spostandoci nel lato di sinistra troviamo finalmente questi 6 tasti che tramite software di gestione Corsair IQ o Elgato Stream Deck potranno essere assegnate alle più disperate funzionalità. Come dicevamo, questa tastiera, quindi, per quanto riguarda l'aspetto integrazione con l'Elgato Stream Deck, è una tastiera che, pur essendo a membrana, riesce facilmente ad integrarsi a un software di gestione per quanto riguarda le azioni, macro e altre integrazioni, e diciamo ci permetterà in parte di sopperire alla mancanza di un Stream Deck vero e proprio, che comunque ha un costo relativamente alto per alcuni. Spostandoci nel lato posteriore possiamo osservare il classico design composto da un set di piedini in gomma e plastica. Nella parte superiore troviamo anche due piedini apribili di plastica e possiamo leggere anche i gradi una volta che apriremo i piedini in plastica. Troviamo nella parte inferiore i due fori per agganciare il poggiapolsi, il cavo della tastiera invece è il classico realizzato in gomma, il connettore USB non è placcato oro, e adesso vi facciamo vedere anche, tra virgolette, gli switch Rubber Dome presenti sulla K55 RGB Pro XT. Come possiamo vedere, classica membrana con una struttura esterna di plastica.
ovviamente una struttura semi-trasparente per garantire l'illuminazione RGB del singolo tasto. Per questo è tutto, per questo video unboxing è tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta completa di immagini dettagliate, test e considerazioni nel link giù in descrizione a questo video unboxing. Un saluto allo staff e ci vediamo al prossimo unboxing.